Buongiorno a tutti da Lux 65. Si è appena conclusa la partita tra Juventus Women Roma, col risultato di 4-1 per la formazione bianconera allenata da Rita Guarino. Una partita che poteva essere difficile venendo dopo le fatiche di Coppa contro il Lione, partita che aveva richiesto un grande dispendio di energia. Partita che sarà di cui ci sarà il ritorno fra qualche giorno. Quindi una partita da prendere con le molle, con la Roma, una squadra sempre veloce in ripartenza, Juventus che è partita subito forte, a non voler aspettare il secondo tempo dove magari le energie fisiche sarebbero calate, e ha subito segnato un gol con Girelli a chiusura di un triangolo, dopo circa 12-13 minuti. Verso la metà del secondo tempo, raddoppio di Linda Sembrat, mischia in area su calcio d'angolo, Roma che soffre l'altezza delle giocatrici bianconere, palla in mischia, risolta da Linda Sembrat che batte il portiere. Passano un paio di minuti, la Roma accorcia le distanze con una percussione di Serturini, diagonale e 2-1. Partita riaperta. Attacca la Juventus, sfiora ancora il gol. Nuovo calcio d'angolo. Nuova palla messa in area dalla Juventus. Stacco di testa alla bettega di Cristiana Girelli. È undicesimo gol in 10 partite per la capocannoniere del campionato. 3-1. Si va al riposo nel secondo tempo, è praticamente una partita sotto controllo della Juventus, attacca prevalentemente la Roma senza creare nessun grande grattacapo, salvo nel finale verso gli ultimi 5 minuti di partita in una mischia, un salvataggio sulla riga di Boateng che poi finisce sulla traversa e viene recuperato il pallone dal portiere Giuliani. Contropiede della Juventus, grandissima azione, palla a Urtig, che era entrata, subentrata nel secondo tempo, è la protagonista dell'incontro, Juventus-Lione, firma il 4-1 con un bellissimo diagonale di sinistro. Partita in ghiaccio. E veniamo ai voti delle protagoniste in campo. Laura Giuliani, 6,5. Mati Lundorf, 6,5. Di settimana in settimana il gigante danese sta migliorando sotto tutti i punti di vista. Cecilia Salvai 7, una sicurezza assieme a Saragama e assieme a Linda Sembrant, c'è l'imbarazzo della scelta. Linda Sembrant 7,5, non solo fortissima in difesa, ma anche fortissima in attacco. Boateng 7, una sicurezza. Galli 6, leggermente sottotono, sostituita all'inizio del secondo tempo. Zamanian 6,5, grandissima l'apertura sul gol di Urtig. Rosucci 6,5, una leonessa in mezzo al campo. Cernoia entra nel finale senza voto. Alves, forse la giocatrice più sottotono della giornata, 6. Alice Berti entra nel finale. Il gioiellino bianconero viene messo negli ultimi minuti. Senza voto. Girelli 8, uno stacco di testa alla bettega e un gol da opportunista per la capocannoniere del campionato di Serie A femminile. Staskova 6,5, entra quando la partita ormai è al declinare. Bonassea 6,5, sostituita per farla rifiatare alla fine del primo tempo. Incombe la partita di Lione e serve la miglior bamba alla Bonassea. Lina Urtig 7, bagna anche oggi con un gol bellissimo. Rita Guarino 7, non sbaglia un colpo, non solo da poco, ma da anni. Che dire, una squadra imbattuta da oltre 600 giorni che merita tutto quello che sta, tutti gli elogi che riceve. Un saluto a tutti da Lux 65.